We'll be right back.
Buonasera a tutti, qui vi parla Roberto Vedani per questo incontro qui al Pala. Vediamo un po' le formazioni delle squadre. Ecco, cominciamo a parlare delle squadre che partecipano a questo campionato. Varese Crazy Bears, Fighter Milano, Miners Fanano, Hockey Club Bergamo, Hockey Club Black Angel, Hockey Club Bulls Torino, Hockey Club Chief, Hockey Club Gladiator Aosta, Hockey Club Real Torino, Hockey Club Spartans e Hockey Club Vikings. Vediamo un po' i rosters delle squadre. Ricordo la squadra di Milano, il Fighter, si presenta con il numero 33, portiere Danilo D'Agrada, numero 45, Braga Stefano, numero 3, Pedretti Nicolò, numero 5, Moreschi Umberto, numero 18, Eric Perego, numero 20, Iabipino Giacomo, numero 22, Tacchini Etienne, numero 29, Baraldo Mattia, numero 30, Tofanin Marco, numero 31, Colombo Fabio Ayrton, numero 68, Pedretti Giuseppe, numero 72, Marina Andrea, numero 78, Colombo Matteo, numero 80, Lukinov Sacchi Vlada, numero 81, Rudenko Andrei, numero 86, Braga Alessio, numero 87, Colombo Gabriele, numero 99, Kalashnikov David, l'allenatore è il signor Claudio Bianconi. Ricordo che la squadra milanese si presenta con la maglia blu. Mentre per quanto riguarda la squadra di Varese Crazy Bears, numero 56 Villani Michael, il portiere, numero 78 Angelo Stefano, numero 2 Lecis Florin, numero 6 Calcaterra Tommaso, numero 7 Localzo Mirko, numero 9 Consoli Giuliano, numero 10 Bellea Joseph, numero 14 Nicolò Barban, numero 15 Garbuio Omar, numero 19 Tommaso Terrugia, numero 25 Colangelo Miguel, numero 28 Gavitta Sandro, numero 29 Gottardello Matteo, numero 36 Lorioli Giacomo, numero 38 Giacomelli Alessandro, numero 39. E iniziata la partita, aspetta. Il 36 Lorioli Giacomo, numero 38 Giacomelli Alessandro, numero 39 Mascioni Nicolò, numero 80 Gatto Cesare Gatto, numero 84 Tognolo Davide, numero 87 Mascioni Tommaso e infine il numero 93 Broggi Lorenzo, allenatore Sommine del Hincap. Ricordo, questa è la prima partita interna, si gioca alla Pala 5 Arena. Gli arbitri della partita: Mauro Castalbella di Torre Pellice, assistente da Giovanni Iemmi di Pinerolo. Grazie Alessandro. La partita è iniziata da 30 secondi, ricordo sono tre tempi da 15 minuti. Attenzione, prima occasione per il Varese, e grande parata del portiere ospite Stefano Braga, che è stato preferito a De Gala. Quindi vediamo a commentare questa partita. Ringrazio anche Axel e Alessandro che ci aiutano oggi in questa bellissima telecronaca. C'è una buona cornice di pubblico qui al Palaghiaccio di Varese per questa partita. Attenzione, occasione per il Varese, grande tiro e grande parata subito, prima occasione, pagato dalla numero 29 Gottardello Matteo. Ripartono ancora in attacco la squadra con la maglia grigia, aggira la gabbia avanti a sé l'avversario, cerca di mettere un disco in profondità, il giocatore allontana, poi butta il disco lontanissimo e dovrebbe esserci la liberazione vietata. Come abbiamo comunicato, Costalbella di Torre Pellice e Iemmi di Pinerolo sono i due arbitri. La partita è iniziata da 1 minuto e 8 secondi. Mi aspettavo molta meno gente, ma invece c'è un'ottima cornice. Non fosse altro che fosse un derby sentito da... Ricordo che la squadra milanese gioca le sue partite in casa ad Assago, mentre il Varese chiaramente gioca tutte le partite interne al glorioso Palaghiaccio di Varese, quello in Via Albani. Riparte ancora con il Varese che recupera un disco
riparte ancora, esce dal terzo in questo momento, azione personale, entra forse con un attimo di anticipo, l'arbitro non se ne avvede, uno spunto personale del numero 19 Tommaso Terrugia, uno dei giocatori più esperti di questa. Comunque fa buona guardia il portiere di Milano Stefano Braga, che ferma il pacca concedendo soltanto un ingaggio dopo essere giocati 1 minuto e 31 secondi di questo primo tempo. Il risultato è sempre fermo sullo 0-0. Riparte ancora la squadra milanese, che ha qualche difficoltà nell'uscire dal terzo, perde infatti il possesso del pacca, tenta di mettere un disco in profondità, lo recupera il numero 11 Bellea Joseph, dietro alla gabbia si deve allargare alla linea blu, riceve, tenta un tiro a lunga distanza, disco che passa al lato dalla gabbia del portiere milanese. Ancora il Varese che mantiene il possesso del pacca, ma un disco buttato in profondità, nessun problema per la squadra milanese che riesce a uscire. Poi perde ancora il contatto al palo, tenta l'azione personale il numero 39 Mascioni Nicolò, poi va a terra un giocatore del Milano, poi vanno in due a raddoppiare per cercare di uscire dall'angolo per guadagnare il possesso del pack. Tanto il tempo scorre, infatti scalzo 2 minuti e mezzo di gioco, sempre 0-0, con un certo predominio per la squadra della squadra locale, con il Milano che tenta di uscire, con il fatto che entrano nel terzo, recupera comunque il disco il Varese, poi lo riesce a trattenere nel terzo, occasione penale con il tiro, bella conclusione del numero 31 della squadra Colombo Fabio. Ancora Milano in attacco in questo momento qui, perde il momento per andare al tiro, ripartono ancora la squadra milanese, bella serpentina, riesce a dribblare uno o due avversari, non riesce comunque ad andare al tiro e può uscire ancora dal terzo la squadra con la maglia grigia. Comunque ora c'è una liberazione vietata e c'è la possibilità di effettuare il cambio per entrambe le squadre. Mancano 11 minuti e 42 secondi alla fine di questo primo tempo. Partita che inizialmente era prevista per le ore 19, ma c'è stato un leggero ritardo, si è partito con qualche minuto di ritardo. Ingaggio raccolto, cerca di raccoglierlo proprio alla linea blu, riparte ancora i Cresbuz che tentano di ripartire, ma fa buona guardia la squadra milanese, perde il controllo e ne approfitta il giocatore del Varese che entra, arriva tu per tu, e c'è la rete realizzata dal numero 19 che va a realizzare la prima rete del match. Quindi Varese che si porta in vantaggio con Tommaso Terrugia, quindi segniamo quindi la prima rete realizzata alla 3.36. Terrugia va a realizzare la rete che sblocca il risultato, la rete dell'1-0 che sblocca questo derby. Tutto è pronto per l'ingaggio, quindi si è sbloccato quindi il risultato, riparte ancora la squadra, ancora con il numero 93 che però viene anticipato dall'avversario, riescono a mantenere il disco nel terzo, poi dietro alla gabbia riescono ad allontanare la squadra milanese che perde il controllo ma lo recupera ancora, sta per entrare nel terzo, entra, si fa vedere il giocatore numero 9 completamente libero, non riceve il pack anche perché c'è l'anticipo del difensore del fighter di Milano. Ora un disco buttato in profondità, tenta di raccoglierlo il numero 30, riesce a passare il disco alla linea blu in mezzo a due avversari, perde il controllo, poi recupera ancora il pacca, cerca di aggirare la gabbia, mette un disco bene ma fa buona guardia la squadra con la maglia grigia dei Credibles di Varese, che poi sbagliano l'appoggio, disco raccolto, siamo nella zona neutra, un tiro da metà pista senza nessuna pretesa che passa lontanissimo dalla gabbia del portiere del Varese.
ripartono ancora, un disco lanciato in profondità, c'è stata una deviazione, quindi non c'è la liberazione vietata, mentre sono stati trascorsi i primi 5 minuti di questo. Attenzione, tiro a lunga distanza, non riesce a approfittare, anche perché il tiro era fuori dallo specchio della porta. Riparte ancora, sembra di notare in questo inizio di partita un pattinaggio più veloce per quanto riguarda i Crispix di Varese, anche perché vedo il loro allenatore effettuare cambi della linea più, molto più rapidi. La squadra milanese fanno i cambi secondo me un pochino più lunghi. Attenzione, recupera, va a terra un giocatore degli ospiti, non si intendono. Il Varese che recupera ancora, tenta di approfittare ma sbaglia il passaggio, come senza pretese neanche questo passaggio della squadra dei Faghi di Milano. 6 minuti di gioco, sempre 1-0, ricordo che il risultato si è sbloccato qualche minuto fa con il gol di Terrugia, l'azione personale che ha sbloccato il risultato. Attenzione, un disco che balonzo e lì che scivola, non riesce a approfittare, poi c'è il fischio ambientale, forse un leggero tocco ai danni dell'estremo difensore Stefano Braga. Arbitro fischia, vediamo se prenderà qualche decisione, però sembra, mentre è pronto a ributtare sulla mischia la prima linea, quella composta dal numero 93, 19 e 9, sono i tre attaccanti dei Crebus che ormai quelli che fanno finora un certo moto di gioco superiore agli avversari finora, soprattutto a livello anche di pattinaggio. Ora un disco messo in profondità, allontanate dai giocatori con la maglia blu, perdono il controllo i giocatori del Varese, sono costretti a ripartire. Riparte ancora, siamo in zona neutra, raccoglie il pacca il giocatore Varese con Terrugia, ancora Terrugia, dove si avversare, supera uno e supera due, bello passaggio, non riesce a approfittare ma riesce comunque a toccarlo appena appena, evitando il fischio arbitrale. Ancora Terrugia, come detto l'autore della rete, che cambia gioco, si fa vedere il numero 84, bello che dovrebbe arrivare, non riesce a approfittare, va al tiro, rete, rete, rete. È il numero 90. Raddoppio quindi del Varese. Quindi al settimo minuto esatto. Quindi realizza bellissimo gol Brogi Lorenzo, la rete del 2-0 su passaggio del numero 9, che ha messo un disco molto, molto interessante e nulla ha potuto il portiere Braga. Quindi, quindi la rete, quindi questo passaggio quindi di Giuliano Cosli. Quindi 2-0 dopo 8 minuti di gioco, ripartono ancora, controllo sbagliato dai giocatori del Milano, riparte ancora il Varese, ancora da dietro, il passaggio non è dei più precisi, tenta di approfittare la squadra, mette un disco vicino alla gabbia, però viene allontanato dalla stecca di un difensore con la maglia grigia, riparte ancora, tenta di dribblare un avversario, ci riesce. Sono costretti a ripartire ancora da dietro, approfittano per fare il cambio della linea sia una squadra che l'altra. Meno di 7 minuti alla fine di questo primo tempo, ricordo sono 3 tempi di 15 minuti, in caso di parità ci sarà un tempo supplementare. Ancora un tiro, questa volta insidioso, e questa volta è costretto a bloccare Tufano, bloccando e concedendo un ingaggio a 6:39 alla fine di questo primo terzo di gioco. Ricordo il risultato che vede la squadra locale in vantaggio per 2-0. Gol realizzato da Terrugia al 3:36 e seconda rete molto bella
quella realizzata dal giocatore Broggi, Lorenzo Broggi. Riparte ancora ora Milano, che cerca ancora di rifarsi sotto dopo questo 1-2. Ancora un bello spunto, bravissimo ancora il numero 24, ma il tiro, bello spunto, ma non si fa cogliere impreparato il portiere Braga della... Ancora comunque messo un disco in profondità, viene allontanato e con qualche difficoltà riesce comunque a trattenere il disco nel terzo. Passaggio preciso, ancora ripartono, ancora bella apertura, entra nel terzo in questo momento, aspetta l'arrivo degli altri attaccanti. Bello questa volta l'intervento difensivo, bella azione, riceve ancora il numero 93 che cerca di approfittarne, sempre sotto Lorenzo Broggi, uno dei più positivi finora in questa partita, in questo inizio di partita, giocatore che si propone molto. Ancora il disco trattenuto per un istante nel terzo difensivo della squadra. Ancora attento uno spunto personale, un tiro da lontanissimo, deviazione, poi in seconda battuta allontana. Disco che raggiunge quasi la gabbia dell'altro portiere. Ripartono ancora, meno di 5 minuti alla fine di questo primo tempo, sempre 2-0 per la squadra locale. Tentano 1-2, possono partire contro bene, 2 contro 1, vediamo se riesce a approfittarlo. È il numero 11 che è davanti a sé l'avversario, va al tiro e c'è la rete. Terza rete quindi dei Crazy Beast, realizzata dal numero 11, Joseph Bellea. Bellea quindi va... Barre... 10 e 11 secondi, realizza il numero 11 Bellea, Giuseppe. La rete del 3-0, si sono trovati praticamente 2 contro 1, portiere forse si aspettava il passaggio al compagno di linea, mentre con un'azione personale è andato a trafiggere per la terza volta il portiere Braga. Quindi 3-0 dopo praticamente 10 minuti e 15 di partita, percorso difficile per la squadra ospite che si trova sotto di per 3-0. Ora un tiro a lunga distanza, ancora la deviazione vicino alla gabbia, per poco non cogliere impreparato, ma recuperano ancora il possesso, ancora con il Varese che sembra padrone un po' del gioco in questo momento. Scivola un giocatore del Varese, perde comunque ancora l'occasione, ha davanti a sé un avversario, tenta di dribblare uno, tenta di dribblare due, mette ancora lì, ancora occasione per il numero 11, non ne approfitta, anche per l'intervento tempestivo di un giocatore, forse ora in questo momento un bastone alto, infatti arriva il fischio arbitrale quando mancano 3 minuti e 59 alla fine di questo primo terzo di gioco. Ricordo il risultato, la squadra dei Crazy Bucks e in vantaggio per 3-0. Ingaggio nel terzo difensivo dei Fighters di Milano. Verde questa volta sbaglia il controllo, ripartono ancora un due, tenta una deviazione volante il numero 38 che non ne approfitta, poi allontana e c'è stato forse un tocco e quindi viene evitata la liberazione vietata con il Milano che riesce ancora, attento l'apertura, non riesce a raccogliere il pacca il difensore alla linea blu ed è costretto a ritornare indietro per recuperare. Ora disco lanciato in profondità e dovrebbe esserci, no, secondo me forse c'erano gli estremi per il fischio arbitrale, non l'ha fischiato, forse ha visto una deviazione che magari mi è sfuggita e riparte. Andiamo per entrare negli ultimi 3 minuti di questo primo terzo di gioco. Bello spunto del numero 9 che tenta di approfittarne in mezzo a due avversari, scarica dietro la linea blu, non riesce a recuperare Terrugia, l'autore della prima rete, poi il tiro a lunga distanza scagliato dal numero 14 Barban, che passa al lato della gabbia.
Varese comunque sembra padrone del gioco. Ancora poi fate che tentano di uscire dal terzo, hanno qualche difficoltà, si fa vedere Terruccio completamente libero, non riceve il pacca, riesce a trattenere comunque il disco nel terzo, non riescono a uscire dal terzo, qualche difficoltà, anche perché mi dà proprio l'impressione del pattinaggio molto più elevato della squadra con la maglia grigia in confronto. Bel recupero, ci sono 3 contro 1, bel Braga ci mette la pezza, poi addirittura una cosa che fa un po' sorridere i giocatori, sembra più un intervento calcistico, un colpo di testa, cioè, ma è un po' una novità, ecco, forse qualcuno è già in stile derby Roma-Lazio o Inter-Juventus, vuole segnare di testa, comunque vabbè, ridiamoci sopra. Comunque è stato bello perché il pubblico si è divertito a vedere questo intervento. Francamente ho perso il numero, chi è il fortunato colpitore di testa, che chiederemo in tribuna dell'intervallo chi è il giocatore fortunato. Ecco, vedi, c'è la graziosa ragazza che mi comunica che è l'autore dell'assist, Giuliano Consoli, che con un colpo di testa tentava di realizzare la prima rete di testa. Sarebbe stato forse un record, perché è la prima volta che segnare un gol di testa nell'hockey, penso che sia una roba che... Chiediamo a Alessandro, che è un uomo da statistiche, un uomo che sa tutto di tutto. Alessandro, questo numero di testa ha fatto sorridere e penso che anche tu hai sorriso. Sì, beh, chiaramente quello è la dimostrazione di avere una grande reattività anche mentale, no? Lì il disco si è inercato verso l'alto e quindi l'unico modo a quel punto, perché se alzi il bastone, bastone alto, no? Allora di testa invece non è bastone alto, quindi non era una penalità, non una frazione, no? Ricordiamoci comunque che insomma il disco fa anche un po' male, non è che se... perché... ma c'è sul casco, però dai, comunque no, era un disco che non aveva forza perché si era alzato, quindi non era stato scagliato da un altro bastone per cui ti arriva addosso, no? Era lui che va addosso con la testa al disco, semmai poteva farsi male il disco. Senti, ma se fosse entrato penso che sarebbe stata una novità, la prima volta che lo vedi? Io a memoria non me lo ricordo. Andiamo, grazie mille, andiamo a commentare gli ultimi 53 secondi di questo primo terzo, dopo aver raccontato questo episodio che ha fatto un po' sorridere i tifosi qui accorsi, molto numerosi, con la tribuna praticamente quasi piena. Tanti tifosi sia di Varese che di Milano che accolgono questi ragazzi che la stanno mettendo tutta per regalare uno spettacolo più che decoroso. Ultimi 30 secondi, lo ricordo comunque, il risultato vede sempre avanti per 3-0 i Credibook. Tenta un'azione, ora c'è una deviazione del portiere che finora non ha corso nessun grosso problema. Riparte ancora con il Varese che tenta di uscire dal terzo difensivo, non c'è stata nessuna penalità per i primi 20 minuti. Attenzione, occasione per Milano che tenta, ma grazie anche e soprattutto alla deviazione del numero 29. E proprio in questo istante termina il primo terzo di gioco, termina con il vantaggio, che sono in vantaggio per 3-0. Ricordo la rete al 3:36 di Terruggia, al settimo minuto Broggi e al 10:11 gol di Bellea per la rete del 3-0. Ci sentiamo fra un 12 minuti circa per l'inizio della seconda versione di gioco. Linea agli studi.
Thank you.
Ritorniamo in cronaca diretta, amici di Sue Sport TV, per questo derby fra Crespix Varese e Hockey Club Fraga Milano. Dopo i primi 15 minuti, ricordo sono partite che si giocano al meglio di 15 minuti per tempo, vedono la squadra locale in vantaggio per 3-0. Ricordo le reti per quelli che non si fossero adesso messi in ascolto. Si è sbloccato al 3-36 con il gol di Terruggia, al settimo minuto la rete di Ibrogi perché ha raddoppiato, e alla 10-11 la rete di Bellea che ha decretato fino alle tre reti. Partita iniziata da 30 secondi, c'è una bella cornice di pubblico, mi aspettavo molto meno gente questa sera, invece addirittura anche qualche tifoso addirittura si è proprio messo anche proprio dietro la porta, forse per vedere gli attacchi della squadra con la maglia grigia. Ancora un'occasione, fa buona guardia il portiere, secondo me Stefano Vaga, incolpevole nelle tre reti subite per quello visto finora. Poi nell'occhi è facile, si può cambiare da un momento all'altro, finora si è visto un dominio quasi totale per quanto riguarda la squadra di Crazy Beast, che hanno spinto sull'allenatore, hanno fatto vedere sicuramente qualcosa di più interessante, hanno segnato tre reti, hanno avuto anche parecchie occasioni, e se il passivo è soltanto di tre reti lo devo principalmente al portiere Stefano Vaga, che ha fatto quasi l'impossibile per evitare un passivo peggiore. Ma vedremo un po' quello che potrà succedere nei prossimi due tempi. Occasione, occasione, bel tiro, bella occasione per i Fraga, che sono arrivati alla conclusione, forse la conclusione più impegnativa, e possono ripartire. Attenzione, c'è completamente libero, non riesce a consegnare, partono in contropiede in 4 contro 2 dalla linea blu, perde il controllo, attenzione, possono partire gli ospiti, arrivano a tu per tu, occasionissima, e c'è la parata del portiere che evita la prima rete, poi si sposta anche la porta, si congratula addirittura il giocatore dei Fraga, bello questo gesto di sportività. Momenti di buon hockey con i Fraga, che sembrano avere ripreso a giocare dopo i primi 15 minuti che hanno un po' stentato, sembra che ora cominciano a crederci un attimino di più. Vedremo quello che potrà. Giocato un minuto e 37, ora un disco buttato in profondità, raccolto in zona neutra, tenta di cambiare gioco completamente, ma fa buona guardia la squadra ospite che cerca di ripartire, comunque viene trattenuto, va a terra entrambi i giocatori, si rialza e recupera il pacca il giocatore, ma c'è un fischio arbitrale. Vediamo se prende qualche, mentre va a dare indicazione su quello che è successo l'arbitro. Dovrebbe essere Mauro Costabel l'arbitro che ha dato indicazione, concedendo nessuna penalità, soltanto un ingaggio nel terzo difensivo di Flachter. Ingaggio perso da Terruggia, comunque lo viene a recuperare ancora Terruggia, che cerca di approfittare in mezzo a due avversari. Bella apertura, grande assist di Terruggia, che dietro la gabbia riesce a far filtrare un disco filtrante, e quindi si va a realizzare la quarta rete, la prima rete nel secondo tempo, dopo che sono stati giocati 2 minuti e 16. L'assist molto bello di Terruccia. Al minuto 17:15 la realtà di Valerio Cesarini, con la sequenza del numero 19, il numero 9, Consoli. Va a realizzare Consoli. Quindi Consoli va a realizzare la quarta rete dopo che era stato un momento favorevole
ha avuto un paio di occasioni anche la squadra ospite per tentare di accorciare la distanza. Forse dopo questi due pericoli, ora un disco buttato, una deviazione che sfiora il palo, ripartono ancora, bella apertura, arriva tu per tu, riesce a allontanare, poi scivola il giocatore dei Credit Box, possono ripartire, ma sono rientrati prontamente i due difensori, perde il controllo del disco, poi lo recupera ancora, bella apertura, va al tiro, disco deviato, passa alto sopra la traversa, ancora occasione, il disco che gli sfugge, però lo allontana, cerca di rimetterlo ancora dentro e poi sono costretti a liberare, concedendo una liberazione dopo trascorsi 3 minuti e 20 secondi di questo secondo quarto. Secondo tempo sicuramente che stiamo vedendo due squadre più vive. Se già i Crebus avevano già fatto vedere il loro spessore già nei primi 15 minuti di partita. Mentre lo speaker dicono qualcosa, non si capisce ancora se cosa si, ma chiama a raccolta i due arbitri, forse qualche problema magari al tabellone. Aspettiamo che prendano la decisione dal tavolo. Ah, c'è una penalità, ecco. Ciao. C'è una penalità, c'era un giocatore in panca punito. Era il numero 25. Francamente c'era. E Michael Colangelo, poi viene fatto uscire. Non si capisce bene il motivo di questo cambiamento, sembrava quasi che dovesse esserci gli estremi per una penalità, poi dal tavolo hanno detto qualcosa agli arbitri e la penalità è stata tolta. Torna quindi a giocare in 5 contro 5, ingaggia nel terzo difensivo, ricordo il parziale 3-0, 1-0 finora, sempre per la squadra con la maglia grigia. I Credit Book che tentano di ripartire ancora, disco buttato in profondità, raccolto ancora, che tentano di cambiare gioco, passaggio non dei più precisi, c'è un contrasto alla balaustra, disco trattenuto nel terzo difensivo, ancora perde il controllo, tenta di liberare il disco, non ci riesce, disco che passa alto, disco che raggiunge la rete in alto e quindi ci sarà ora un ingaggio. 3 minuti e 52 secondi giocati nella seconda frazione di gioco, sempre 4-0 con ingaggio nel terzo difensivo. Partono in contro bene, attenzione, 2 contro 1, riparte completamente libero, poi finta il tiro, poi va il tiro a lunga distanza, disco scagliato da Lecis Floria, che passa comunque non lontano alla sinistra del portiere. Ripartono ancora la squadra ospite, entra nel terzo davanti a sé l'avversario, buon intervento difensivo, ripartono ancora, cambio della linea, fa appena in tempo a effettuare il cambio perché ha rischiato di prendere la penalità, un contrasto, gli arbitri lasciano proseguire. Possono ripartire ancora, un disco ancora messo vicino alla gabbia, allontanato. Stavolta c'è il numero 99 che tenta di approfittare. Era Kalashnikov David, che però ha sbagliato il controllo. Ripartono ancora, mezzo a due avversari. Bella apertura per Terrugia, che si allunga leggermente troppo il pacca. Era arrivato a tu per tu. E questa volta il portiere Braga ha fermato, Stefano Braga, portiere con la maglia numero 45. Ricordo che l'altro portiere di riserva è Danilo D'Agra con il numero 33. 5 minuti giocati in questa seconda fase di gioco, ripartono ancora la squadra milanese che tenta di
di ripartire. Attenzione, un tiro che passa alto sopra la traversa. Cusola è abbastanza insidiosa, passata praticamente a pochi centimetri sopra la traversa del portiere Angelo Stefano, portiere titolare, maglia numero 78, ricordo che il portiere di riserva è Michael Villani con la numero 56. Ora un disco buttato in profondità e c'è una liberazione vietata quando mancano 9 minuti e 14 secondi alla seconda pausa, con i Crazybox sempre in vantaggio per 4-0. Diciamo che il primo tempo è stato praticamente a senso unico. Nella seconda fase del gioco ora scivolano i giocatori dei Fighter e tentano di uscire dal terzo, ci riescono in questo momento, possono ripartire contro bene, 3-2, bello disco in profondità, leggermente lungo, lo raccoglie il numero 39 dei Crebuz che cerca di approfittarne, e Mascioni Nicolò, ora il disco che viene allontanato, sono costretti a ripartire ancora da dietro, contrasto in zona neutra, recupera, scivola il giocatore, chiedono la penalità, l'arbitro non è di questo avviso, lascia proseguire il gioco, ricordo finora 0 minuti di penalità in tutto il match. Attente, si tuffa per tentare di mantenere il controllo del pack, ma no, disco che gli passa sopra, ora tenta un 1-2, ma c'è l'anticipo del difensore, riparte ancora Lecis Fran, il giocatore che aveva fatto l'assist in occasione della seconda rete. Ora un disco buttato in profondità e c'è il fischio arbitrale. 8-17 alla fine di questo nuovo tempo, mentre cerca di incoraggiare i suoi, l'allenatore milanese cerca di rincuorare i suoi ragazzi che stanno facendo vedere qualcosina di meglio nella seconda frazione di gioco. Mentre ripartono ancora, cerca di uscire dal terzo, scivola al numero 25 e poi si rialza prontamente, ancora fa anche in attacco, vengono anticipati e possono liberare, non riesce a trattenere il disco Alina Blu, c'è un tocco, quindi c'è la possibilità di lanciare il disco più lontano possibile e fare anche il cambio della linea per almeno 4 dei 5 giocatori dei Crazy Bigs. Riparte ancora in attacco, tenta un bel tiro al volo, deviazione, riesce a smorzarlo il giocatore, sbaglia il passaggio, tentava di liberare il disco dal terzo, non ci è riuscito, anche perché è riuscito a trattenerlo alla linea blu. Ancora Terrugia, bella apertura per il numero 14 che si allarga, rete, bella rete, bella rete di buona fattura, regalata da Nicolò Barban. Quindi Barban va a realizzare la quinta rete quando mancano 7 minuti e 19. Al 22-41. Barban quindi realizza la quinta rete. Quindi parziale, quindi finora di 3-0 nel primo tempo, 2 reti nel secondo terzo di gioco. Bella rete questa qua, quella realizzata da Barban, che ha portato a casa la sua la rete. 7-0-7 alla fine del secondo tempo, 5-0 per il Crebuc, il Factor Milano, in questa partita, prima partita di esordio in casa. Ora scivola il giocatore, va anche per un
una spinta di un giocatore locale. Gli arbitri lasciano proseguire, riparte ancora in zona neutra, c'è l'anticipo del difensore del Varese, ancora in mezzo a due avversari, cambia gioco, mi fa vedere il giocatore, passaggio sbagliato, può partire in condominio, attenzione occasione per gli ospiti, arriva tu per tu, fitta e c'è la rete, rete anche per gli ospiti che se la meritavano con il numero 31. Quindi il numero 31 degli ospiti va a realizzare bello spunto su un passaggio sbagliato della linea blu. Colombo Fabio, quindi arriva anche quindi la rete meritata, quella realizzata da Colombo Fabio che accorcia la distanza, la rete quindi del 5-1. Ripartono ancora i Casimus in attacco, tentano di approfittarne, ancora il disco, ancora una bella apertura, il disco raccolto e c'è il portiere, c'è la rete! Ancora un'altra rete per Tribusta dopo il tiro scagliato dal giocatore con la maglia grigia, che è stato l'intervento provvidenziale del portiere che ha deviato e poi è arrivato successivamente col tap-in andando a realizzare la rete che a meno di 6 minuti. Il numero 24 al 07, con l'assistenza del numero 29, realizza il numero 38, Giacomelli Alessandro. Realizza quindi il numero 38, Giacomelli Alessandro. Quindi tante reti in questa seconda frazione di gioco, tre reti del primo tempo, quattro reti già nella seconda frazione di gioco, partita piacevole e c'è ancora 5 minuti e 48 per vedere se le squadre riusciranno a realizzare altre reti. Ancora questa volta c'è l'intervento provvidenziale del giocatore, ancora perde il puck, tenta di approfittarne, è arrivato due per due e c'è il portiere questa volta che evita un pericolo, poi c'è l'anticipo di un difensore dei Fighter, va a terra il giocatore milanese, l'arbitro lascia proseguire, ancora un tiro a lunga distanza che passa al lato, lo recupera ancora Terrugia, ancora Terrugia, bella apertura, sicuramente il più ispirato finora, il giocatore di maggior esperienza, il giocatore che dimostra che con la sua pattinata e con il suo fiuto del gol di essere sicuramente il giocatore che sta facendo finora la differenza. Ripartono ancora, non consente di tornare dietro, ultimi 5 minuti della seconda parte del gioco, ancora non riesce ad approfittare perché il disco gli salta sopra la stecca e poteva essere un'altra ghiotta occasione per il Casimozzo per cercare di realizzare la settima rete, ma il disco questa volta non riesce ad approfittare. Ripartono ancora i Credibus che ripartono davanti a sé l'avversario e sono costretti a ripartire ancora da dietro, in zona neutra recupera il disco, entra nel terzo, supera l'avversario, poi perde il contrasto ma non riescono a ripartire anche per provvidenziale l'intervento del numero 6. Che è andato a metterci una pezza Calcaterra Tommaso. Ancora in mezzo a due avversari, supera un avversario, cerca di aggirare la gabbia, cerca di approfittare ma chiude bene lo specchio il portiere che allontana. Riparte ancora da dietro, sbaglia il contrasto, non riesce a uscire dal terzo anche perché per la trattenuta, disco che ballonza davanti alla panchina della squadra milanese, viene allontanato, riparte, due contro uno, chiude bene lo specchio, chiude bene l'angolo il portiere.
3 minuti e mezzo, sempre 6-1, passare 3-0, 3-1 in questi. È andato a tirare il giocatore, vediamo le decisioni dell'arbitro. No, nessuna decisione arbitrale, tutto regolare, quindi niente penalità. Si torna a giocare ancora il 5 contro 5, ingaggio del terzo difensivo, vince l'ingaggio la squadra di Factor, tiene che approfittarne il disco che ballonzola dopo un tiro della squadra di Factor. Oh, si allunga troppo, poi il portiere sembra partire per uscire, poi si ferma improvvisamente, probabilmente non se l'aspettava perché il disco era un po' troppo lungo. Se fosse uscito il portiere sicuramente avrebbe recuperato il puck, ha fintato l'uscita e poi si è fermato. Bravissimo intervento difensivo del numero 7, Localzo Mirko, che ha evitato un pericolo per la sua squadra. 2 minuti e mezzo, davanti all'avversario, si fa vedere, tenta di rovescio, di andare al tiro. Ancora c'è un fischio arbitrale, va a dire qualcosa l'arbitro, un giocatore sembra dire adesso basta, non so in che cosa intenda l'arbitro, perché si consultano i due arbitri. Ma forse è stato magari qualche protesta di un giocatore, qualcosa. Ora si vanno a dire qualcosa. L'altro arbitro ai due giocatori, al capitano, al numero 70, se non ho visto male. Al numero. Vabbè, si torna comunque a giocare, comunque era il capitano della squadra dei Fighter Milano, che comunque è andato a consultarsi con l'arbitro, ha parlato anche il capitano dei Crazy Black. Ripartono ancora in mezzo a due avversari, perde il controllo, lo raccolgono alla linea blu, ne approfitta il giocatore del Varese, una carica alla balaustra, no? Non molto, ancora tenta di rovescio da approfittare, poi in seconda battuta tenta con un pallonetto di superare il portiere, non ci riesce, meno di 2 minuti alla fine, ancora si fa vedere Terugia, sbaglia il controllo, sono costretti a ripartire ancora da dietro, ancora Terugia che parte, bella, bellissima apertura, una grossa visione di gioco, poi scivola il giocatore, comunque si rialza prontamente, ancora il tiro a lunga distanza, parata e viene deviato ancora, e possono ripartire ancora gli ospiti questi ultimi 80 secondi. Tiro a lunga distanza, disco che passa al lato dalla gabbia del portiere dei Crazy Bulls, che ora allontana, ripartono ancora davanti alla avversaria, c'è un giocatore completamente libero con una finta, riesce a approfittare, poi si va a dare un leggero colpettino al portiere, comunque, che aveva già bloccato il puck, a 63 secondi dalla fine di questo secondo terzo gioco. Sempre il risultato vede la squadra locale in vantaggio di 5 lunghezze, 6-1. Mentre sono pronti all'ingaggio. Gaggio vinto degli ospiti, che buttano il disco lontano. Si sente lo speaker che annuncia gli ultimi 60 secondi. Intervento al limite della penalità. Gli arbitri lasciano proseguire. Ormai stiamo entrando negli ultimi secondi di questa seconda fase di gioco. Un po' facciamo il riepilogo delle reti. Riparte ancora, occasione per i Crebo che cercano di approfittarne, sono davanti alla gabbia, il disco che lì che ballonzola, viene allontanato, poi cerca in qualche maniera di liberare il puck, il terzo, ancora dietro alla gabbia, tenta di approfittare, e
qualche difficoltà nell'uscire dal terzo, non ci riescono. Ultimi 10 secondi e quello che molto probabilmente sarà l'ultimo attacco. Vediamo se attaccheranno. E proprio in questi sta. No, in realtà mancava. In realtà mancavano ancora 12 secondi. Ah, ecco, ah no. Allora, ero, io guardavo qua. Direi che è finito quindi il secondo tempo con il parziale di 3-0-3-1, ricordo le reti Terrugia al 3-36, al settimo Broggi, al 10-11 Bellea per la squadra locale, poi è arrivata la quarta rete di Consolini, poi con Barbana la rete del 5-0, poi ha accorciato le distanze Colombo Fabio per la squadra milanese e Giacomelli ha realizzato al 24-07 la rete del 6-1. Direi che è tutto per i primi due minuti di tempo. 6-1, ci sentiamo fra 10 minuti circa per l'inizio del terzo e ultimo tempo.
Ritorniamo in cronaca diretta, amici di Swiss World TV, per l'inizio del terzo tempo della partita fra Varese Crazy Bigs e i Fighter. Ricordo i parziali dopo i primi due, oggi siamo risultati sul 6-1 con parziali 3-0, 3-1. Per chi non l'avesse ancora, avesse acceso ora, volesse sapere le reti, al 3-36 Terruggia, al settimo Broggi a Bellea per il 3-0, poi è arrivato Consolini alla rete del 4-0, Barbagna il 5-0, Colombo come Fabio la rete della bandiera finora per gli ospiti, e Giacomelli la rete del 6-1. Ancora qualche problema per l'inizio della partita. Vediamo se è tutto pronto per questo ultimo tempo di gioco. Le squadre sono pronte quindi per giocare gli ultimi 15 minuti del match. Tutto è pronto, si comincia a giocare. Ingaggio, disco che rimane lì, raccolto ancora. Tiro dopo 8 secondi, subito un'occasione per la squadra del Varese, che è andato a impensierire subito il portiere Braga. Questo disco scagliato dal numero 9, autore di una rete. Consolini Giuliano. Ora ha raccolto l'ingaggio. Vinto l'ingaggio, buttato un disco in profondità, raccolto ancora che tentano di ripartire ancora da dietro, trattenuto comunque ancora il disco, raccolto ancora dal numero 14 che riparte ancora da dietro, supera l'avversario, cerca di buttare un disco in profondità, raccolto ancora, va a terra un giocatore degli ospiti, tenta di approfittare, occasione, e c'è il disco che rimane lì. È raccolto dal portiere, gli concede un ingaggio, portiere sicuramente degli ospiti, sicuramente il migliore in pista finora. Mentre per quanto riguarda la squadra locale, sicuramente ottima la prova a mio avviso di Terruggia, che dimostra sicuramente di essere un giocatore di alto livello. Ancora un tiro da lunga distanza, disco dalla linea blu. Posizione angolata, deviata dal portiere, ripartono ancora con la squadra locale sempre in attacco, cerca di aggirare la gabbia, allontanato per un istante il pericolo, tentano di uscire dal terzo, ci riescono in questo momento, parte in profondità, attenzione, il portiere sta per uscire, e ancora raccolto ancora dalla squadra che parte in contropiede, occasionissima per il tu per tu col 2-39, oh! Che fa sedere il portiere, che praticamente con la porta spalancata non è riuscito ad approfittare. Era molto più facile farlo che sbagliarlo. Mentre cercano di approfittare ancora, ripartono ancora la squadra ospite dietro alla gabbia, cerca di approfittare ancora, viene caricato a balaustra, siamo dietro alla gabbia, fa buona guardia e allontana. Trascorsi i primi due minuti di questa terza partita di gioco, sempre 6-1, riparte ancora con un buon intervento difensivo che va a anticipare il numero 31 degli ospiti. Ancora Giacomelli, ancora un buon tenta di lanciare in profondità, forse offside, bella parata del portiere che col gambale allontana, pericolo. Ripartono ancora la squadra dei Fighter, che riescono a approfittare, e va al tiro, disco smorzato un avversario, poi ancora lì che ballonza davanti alla porta, allontana, scivola anche il portiere che per evitare il disco è saltato, scivolando anche l'arbitro. Ancora un disco, tenta in qualche maniera di saltare l'avversario, riescono in qualche maniera ad allontanare i giocatori. 3 minuti giocati, sempre 6-1, poi va a terra, c'è un fischio arbitrale, e forse
vediamo se ve ne ha presa, e dovrebbe essere finalmente dopo. C'è la prima penalità e il giocatore, quindi situazione quindi di power play. Vediamo chi andrà in panca puniti, il giocatore per sgambetto, gli apre la gabbia. Il numero 21, Andrei Rudenko, quindi subisce il primo giocatore che va in panca puniti per 120 secondi. Vedremo quindi la prima situazione di power play, vediamo come riusciranno a impostare il gioco. La squadra già avanti di 5 lunghezze, va il tiro da lunga distanza, c'è la deviazione, riescono ad allontanare per un attimo, Baldisco viene trattenuto nel terzo, attenzione, occasionissima, cerca di approfittarne con un tiro al volo che comunque passa al lato dalla gabbia. Ancora in power play la squadra locale, ancora un tiro, disco che passa al lato, nessun problema per il portiere dei Fighter. Ancora cosa tenta di rovescio, tenta di approfittarne a Terrugia, che questa volta non riesce a trovare lo specchio della porta. Trascorsi i primi 45 secondi, ancora una bella apertura, completamente libero, il portiere chiude bene lo specchio evitando la settima rete. Cambio delle linee, sono difesi bene, il giocatore un po' arrabbiato, soprattutto Terrugia, perché forse da lì pensava di poter andare a realizzare la sua doppietta personale. Ancora 68 secondi comunque di superiorità numerica, trascorsi quasi 4 minuti della terza ultima azione, riescono a vincere l'ingaggio guadagnandosi secondi importanti per far rifiatare e soprattutto per mantenere ancora pressione dei giocatori milanesi, che comunque non riescono a mantenere il controllo del disco, ci riescono in questo momento, però perdono il controllo, poi lo recuperano successivamente e hanno la possibilità di liberare il pack, non ci riescono. Ancora l'asta colpita dal numero 95 dei Credibilis, che è andato un tiro insidiosissimo. Si riparte ancora, stiamo cercando di capire chi è il numero 95 di Creusi, francamente non abbiamo informazione, vabbè, comunque dato comunque vicino alla settima rete. Ancora ultimi 15 secondi di superiorità numerica, con i Crazy Wicks in attacco per tentare di approfittare, e proprio in questo istante termina la penalità e può ritornare in pista, quindi si torna a giocare in 5 contro 5. Non sono riusciti a approfittare in questo power play, hanno trovato soltanto un'asta su tiro scagliato dal numero 95 e non è riuscito a realizzare la rete del 7-1. Si riparte quindi ancora con sempre il Varese in attacco, sbaglia questo 1-2, questo buon 1-2 che non porta gli effetti sperati. Si ributta ancora in profondità, escono dal terzo, possono ripartire ancora il Varese, ancora che 3 contro 3, ancora Terrugia, c'è una deviazione, sono costretti ancora con una finta, poi un passaggio al giocatore sulla linea blu, ancora Terrugia che riesce sempre, ha una visione di gioco veramente eccezionale, il ragazzo ancora Terrugia e lì questa volta riescono in qualche maniera a evitare ancora la rete e poi finalmente batti e ribatti fino a poi
e poi è arrivata anche la, la settima rete, la prima rete della, dell'ultima frazione di gioco. Quindi settima rete, quindi minuto 36-14 con l'assistenza del numero 19 realizza il numero 9 Giuliano Corsoli. Quindi doppietta per Corsoli, giocatore con la maglia numero 9. Quindi che è andata a realizzare la rete più forte. Attenzione, possono partire in conto bene. Occasione per gli ospiti che arrivano tu per tu. Rete, bel gol. Ha fintato il diagonale e poi l'ha messo dall'altra parte. E quindi nel giro di pochi secondi una rete per parte. Quindi 37 per me, realizza questa la faccia, la resistenza del numero 31, il numero 76. Quindi realizza quindi il numero 76 per gli ospiti. È andato quindi ad accorciare le distanze. Colombo Matteo. Attenzione ancora, ancora in attacco la squadra locale che tenta, dopo aver subito la rete qualche istante fa, di reagire. Comunque ha sempre 5 lunghezze di vantaggio a 7 minuti e mezzo dalla fine della partita. Bella apertura, supera l'avversario. Mette un po' troppo andare al tiro il numero 11 di Kedebuz, che ci ha impiegato un po' troppo. Bellea Joseph, autore della terza rete. Ripartono ancora la squadra milanese, mezzo a due avversari, tenta di approfittare, butta un disco in profondità, colpisce il palo esterno e poi allontana, concedendo ora un ingaggio nel terzo difensivo. Si riparte quindi a giocare in questi ultimi 7 minuti e 4 secondi. Buona cornice, come detto, di pubblico, come ho detto più di una volta, ma soprattutto una buona affluenza anche i tifosi di Milano che sono venuti a sostenere i loro ragazzi. Bello, bel tiro di rovescio del numero 99 che ha messo in seria difficoltà il portiere, che con un colpo è riuscito a evitare la terza rete. Ancora in attacco e ancora segno, attenzione, a 6:43. Quindi un'altra rete ancora per gli ospiti, che dal 7-1 sono riusciti prima a accorciare distanze con Colombo Matteo. E ora mamma, butta la pasta. Al minuto 38-17 con l'assistenza del numero 99 inizia il numero 81. Che gemelli hanno fatto. Quindi va quindi a realizzare quindi la terza rete per Free Fighter, assistito dal numero 99, che è andato a mettere un bellissimo attacco. Riparte ancora, attenzione, arriva per tu, scivola il giocatore, tenta di mettere un disco in mezzo. Pubblico sempre caldo, pubblico che sente un po' l'aria da derby e cerca di... Ancora ripartono ancora in mezzo a due avversari, occasione per il club, ma lo tiro a rete! 8-3, 8-3!
E quindi il numero 95 va a realizzare, quindi quindi 5.50 alla fine, ripartono ancora in attacco dopo le due reti subite. Probabilmente ha sentito un pochino il contraccolpo, non ho quasi capito che c'era forse area di rimonta per la squadra milanese e ha reagito subito alla grande. Ripartono ancora con controllo non dei migliori, guarda il tiro, tiro tagliato comunque al largo dalla gabbia del portiere locale. Riparte ancora Teruccio, bella apertura, disco buttato in profondità, trattenuto dietro la gabbia, lo raccoglie ancora, ancora Teruggia tiene il possesso, poi perde il controllo, una trattenuta, ci sarebbero forse gli estremi per una penalità, vediamo se l'arbitro di questa la pensa come me e dovrebbe andare in panca punito un giocatore. Addirittura la panca è il numero, si apre la panca il numero 99, quindi il numero 99 purtroppo il numero 99 della squadra dei Fighter va in panca puniti. Ultimi 5 minuti e 0-3 e quindi ghiotta occasione ancora per la squadra del Varese Crazy Beast per tentare di allungare. Ha avuto già qualche istante fa un power play, ma non è riuscito ad approfittare. Vedremo se è nella seconda situazione. Ricordo che a fine partita speriamo di portare qualche protagonista ai nostri microfoni. Quindi andiamo a commentare questo power play ancora con Varese in attacco in questa seconda situazione di power play. Ci è penalizzato il numero 99 della squadra milanese. Ancora un tiro che passa al lato dalla gabbia. Ancora ripartono ancora la squadra in maglia grigia che tenta di approfittare. Bella apertura, viene anticipato il numero 6 e guadagna secondi importanti per far rifiatare, per guadagnare secondi importanti in vista del recupero del giocatore penalizzato. Ora c'è a terra, protestano questa volta e questa volta l'arbitro se ne accorge e va a decretare la penalità del numero 84 che va Tognolo Davide, è il primo giocatore penalizzato dei Crazy Beast Varese. Si riparte quindi a giocare, si giocherà per 64 secondi in 4 contro 4, poi dopodiché ci sarà quasi un minuto di superiorità numerica anche per gli ospiti in questi meno di 4 minuti. Ora il disco chiaramente viene liberato, però quando si gioca in 4 contro 4 chiaramente la liberazione viene segnalata. Se fosse giocato in power play come prima qualche anno fa, la liberazione si poteva sicuramente effettuare lanciando il disco più in profondità. Ingaggio nel terzo difensivo dei Crazy Beast che contrasto per, riescono a recuperare e vincono e possono ripartire ancora da dietro. Una bella apertura, perde il controllo del disco, poi lo recupera, poi in qualche maniera recupera ancora, entra nel terzo,
finta di viene anticipato dall'avversario. E ancora bello intervento difensivo che allontana il puck. Lo recupera il numero 14. Ancora Barban, autore di una delle 8 reti realizzate dai Credit Box. Intanto mancano 15 secondi al rientro del penalizzato, il giocatore con la maglia numero 99 dei Fighter di Milano, mentre ci sono ancora 1 minuto e 11 che viene penalizzato il numero 84 del Varese. Qualche problema dal tavolo. Non mancano 3-17 alla fine di questa partita. Ricordo i parziali 3-0, 3-1. E ora il terzo tempo, invece il parziale finora è di 2-2. Quindi diciamo che se voler fare un commento per quello visto in questa partita, sicuramente la squadra locale ha giocato un hockey migliore. Subito, appena è stato buttato il puck, c'è stato subito un problema dal tavolo che si risolve. Questi ultimi 3 minuti e 13 di partita, dicevamo, il primo tempo dominato lungo il lago, è nato 3-0, ma è rimasto solo 3-0 grazie alle prove soprattutto dell'estremo difensore Stefano Braga, che ha evitato un passivo ancora più elevato. La seconda fase del gioco è stato di 3-1. Attenzione, ancora occasionissima, però riesce, poi si allarga troppo il giocatore con la maglia numero 95. Intanto rientra in pista e quindi giocano con l'uomo in più, però nonostante tutto stanno attaccando ancora il Varese, tenta di recuperarlo, lo recupera in quest'altra situazione di offside. E che state fa è stato il numero 95 che è andato vicino alla rete. Attenzione, Tubertù arriva, bravo il portiere a evitare la nona rete, il disco è lì, non si era visto se il disco è entrato oppure no. L'arbitro mi sembra aver capito che ha detto no, che non è entrato, però si è sentito la sirena, vediamo un po' cosa ha deciso. Dal tabellone scrivono gol, l'altro arbitro mi sembra di aver capito che dice che non è entrato, e quindi a 2:23 con il Cremonese che stavano giocando in inferiorità numerica, perché si è ancora penalizzato ancora per 18 secondi il numero 84, potrà ritornare in pista Davide Tognolo, è il primo penalizzato per quanto riguarda il Varese. Comunque la decisione è stata presa, no gol, ingaggio comunque nel terzo, vinto comunque dal Varese che tenta di girare dietro la gabbia e possono ripartire, non riescono a approfittare, e proprio in questo istante può ritornare in pista il giocatore penalizzato. Ultimi 2 minuti di partita, più 5 per il Varese, 8-3, ancora tenta, ancora il numero 9, che è una serpentina molto veloce, anche il giocatore numero 9 si trova a meraviglia con bello, un bel tiro scagliato, un diagonale, e diventano 9 le reti. Abbiamo qui anche un super tifoso che abbaia. Non so se per la gioia per il gol fatto o perché sente il frastuolo. Realizzato il numero 14, Barbana. Barbana quindi alla 43esimo. Ha realizzato la rete del 9-3, siamo per entrare negli ultimi 80 secondi di partita, con due squadre comunque che non si risparmiano,
Ora disco buttato in profondità, raccolto ancora, poi perde il controllo, attenzione occasionale per gli ospiti, non riesce il passaggio anche per l'intervento provvidenziale, ripartono ancora da dietro, supera l'avversario, tenta in profondità e non riesce a approfittarne col portiere praticamente già a terra, mentre c'è attenzione che non sbaglia, i giocatori si abbracciano, forse disco entrato, una decisione, sinceramente sembrava quasi che l'arbitro il braccio fosse alzato per una penalità, invece non è così, quindi diventano 10 le reti per il Varese Credibilis. Quando entriamo negli ultimi 47 secondi di partita, 10-3, quindi realizza Calcaterra, quindi va a realizzare la decima rete, e quindi in questi ultimi 20 secondi, ricordo che fra qualche minuto cercheremo di portare qualche giocatore ai nostri microfoni per fare le interviste in diretta, e proprio in questo istante c'è la sirena che decreta la fine del match, partita vinta meritatamente per 10-3. Passiamo la linea agli studi di Swiss World Touch, sentiamo fra qualche minuto per le interviste.